C'è un Verona che ha ripreso la marcia in maniera spedita, è il modo migliore per presentarsi al big match di sabato prossimo. Ah, certamente questa è stata una buona prestazione condita da un gran risultato. Direi che il Verona in trasferta sta facendo vedere delle ottime cose, speriamo che sabato di riuscire a fare una prestazione altrettanto bella come quella di oggi. L'uscita di Melania Gabbiadini subito nel primo tempo, qualche problema particolare? No, nessun problema particolare, è stato solo per precauzione. Ha giocato con l'Italia, una prestazione sua molto intensa, aveva qualche problemino muscolare, abbiamo preferito non rischiarla. Tatiana, una tripletta per lanciare qualche messaggio? No, per lanciare qualche messaggio, sì, più che altro so che settimana prossima c'è il Brescia e quindi già questa settimana ero concentrata in insomma prevenzione di quella partita lì. Questa era fondamentale, dovevamo far bene ed è quello che abbiamo fatto, insomma, però volevo insomma dimostrare che ci sono e cercherò di dare il mio contributo alla squadra. Un Verona che va a mille in trasferta, trova qualche difficoltà in casa, dipende solamente dalla forza degli avversari o c'è una predisposizione particolare? No, nessuna predisposizione, noi fatichiamo a ingranare la marcia da subito e questo è un nostro problema, tra virgolette. Dovremmo cercare di entrare in campo più determinate e consapevoli della nostra forza, anche perché abbiamo molte, molte qualità e dobbiamo dimostrarle. Presidente, a viaggiare in trasferta con il Verona ci si diverte, arrivano sempre queste goleade, magari adesso bisogna ripetersi anche in casa. Spero proprio di sì. Siamo venuti qua anche oggi per mantenere il nostro sostegno alla squadra, quindi essere sempre presente è una cosa molto importante. La settimana prossima voglio vedere la stessa identica grinta e voglia e determinazione in casa con il Brescia e spero logicamente di portare a casa un risultato pieno. Un appello al pubblico che è stato presente nella gara con la nazionale, che non manca mai a Verona negli appuntamenti importanti, sabato è uno di questi appuntamenti importanti. Certo che sì, spero che il nostro pubblico sia unito, forte e ci dia la grinta e la carica che serve al Verona per vincere questa sfida.